Non sono ancora riuscito a darmi una risposta perché vi ho raccontato la storia di un'impresa di Adesso famiglia che aspetta conosce il di territorio, sistemare. che quindi conosce i rischi, conosce le persone, conosce il mercato, conosce il prodotto, perché sono 60 anni che facciamo questo prodotto, conosce le procedure per cui fare approvare i prodotti, testare i prodotti. L'unica ragione che mi sono dato è che viviamo, secondo me, un mondo di instabilità complessiva che ha scardinato anche la logica nelle persone, logica che è offuscata dalla prepotenza e dallo scontro. E testimonianze ne abbiamo sotto gli occhi dei nostri quotidianamente per quello che sta succedendo, che rispecchia anche la situazione del paese del Sudan, del paese dell'Etiopia, perché sono tutti paesi in guerra, solo che non sono vicini a noi, ma siamo all'oscuro, però anche lì ci sono delle guerre quotidiane. Il 25 ottobre c'è stato un colpo di Stato, in Sudan ad esempio, e ogni 2 volte a settimana, dal 25 ottobre, ci sono manifestazioni di ragazzi giovani che vogliono una transizione democratica, e ad ogni manifestazione muoiono 5, 10. Sono manifestazioni pacifiche che vengono soppresse nel sangue dal 25 ottobre. Quindi io mi sono dato una spiegazione un po' filosofica, perché dal punto di vista tecnico, professionale, imprenditoriale, devo ancora riuscire a trovarla. Chi fa il mio mestiere sa che si corrono rischi quotidiani. Noi siamo ingegneri, per cui facciamo i conti con i problemi. Io, anche se tra virgolette non faccio l'ingegnere, quello classico, perché faccio l'imprenditore, ho un'azienda, però mi rendo conto che la forma mentis di risolvere i problemi è quella che ho imparato durante gli anni dell'università, durante i problemi, perché questo è il nostro mestiere. Quindi i problemi che mi si sono proposti non fanno parte della nostra esperienza, e sono di sono stati impossibili da risolvere singolarmente. C'è voluto l'intervento dello Stato, c'è voluto l'intervento della comunità. Insomma, da solo non sarei mai riuscito a venirne fuori, e di questo dovrò essere riconoscente sempre di tutti quanti. La contestazione nello specifico riguardava una prova, quindi è stata contestata una prova effettuata, non tutte le prove, ma una prova specifica. Per capirci, io ho chiesto anche ovviamente come si fa un contraddittorio a livello tecnico, nel senso che se io dico una cosa, tu ne dici un'altra, chiamiamo una terza parte, mi sembra una cosa più che logica, ma non ci hanno sentito. Questo mi ha fatto pensare che era una mossa esclusivamente tesa al ricatto e ad un fine di tipo estorsivo. E quindi come mai? Come mai? Perché il mondo purtroppo è cambiato, per fortuna è cambiato, purtroppo è cambiato. È un difficile equilibrio su cui noi imprenditori che
con la valigia che dobbiamo, tra virgolette, andare in Africa per trovare lavoro, per aprire nuovi mercati. Dobbiamo rischiare. Questa volta è andata male e questa mia esperienza spero che serva anche a livello istituzionale, perché sì, nel 2022 non possono succedere certe cose a gente che fa il mio mestiere qua. E purtroppo abbiamo visto che è successo. Bisognerebbe in qualche maniera pensare a qualche strumento. Lascio a chi è molto più bravo di me nelle varie istituzioni a pensare dei meccanismi di protezione che possano in qualche maniera evitare che uno deve aspettare un anno per una sentenza dove si prende un tribunale dove non ci sono computer, non c'è neanche la carta, si prende un pezzo di carta già scritto, si segna sopra e si scrive la sentenza con cui io posso tornare a casa dopo tutte le sofferenze patite, non solo io, ma insomma tutti quanti. Per cui ci dovrebbe essere, secondo me, qualche meccanismo di protezione per chi fa il mio mestiere, per chi fa il nostro mestiere. Non ho l'arroganza di dire come, cosa, perché c'è gente molto più brava di me a studiare queste cose, però dovrebbe essere una cosa da farsi. Ecco, proprio su questo, Marco, scusa se intervengo, volevo chiederti se è possibile, insomma, qualche sensazione che tu hai avuto riguardo diciamo, alla presenza dello Stato italiano in situazioni, nella tua situazione in particolare. Credo che tutti si rendano conto che è difficile garantire un'attività imprenditoriale in aree come quella africana in generale, in Sudan probabilmente in particolare. Però, insomma, noi abbiamo delle ambasciate, abbiamo degli istituti, abbiamo sicuramente anche altre attività imprenditoriali che operano anche in quell'area. Tu hai percepito e in che misura questa presenza, fermo restando, ripeto, che non è che si potesse andare via con colpi di mano, ci volevano delle bisognava sviluppare un'azione di tipo legale, diplomatico, finalizzata appunto a supportare e a garantire la tua vita lì e il tuo ritorno qui, evidentemente. Che sensazione hai avuto? Dal punto di vista umano, devo essere sincero che non mi sono mai sentito abbandonato perché sin dal primo giorno di detenzione, personale dell'ambasciata, ricordo soprattutto Lorena, Anna Maria, venivano quotidianamente a trovarmi questo. Io chiamo carcere, ma no, non è un carcere perché è qualcosa che noi abbiamo un'idea diversa dei nostri penitenziari. E quindi dal punto di vista umano hanno fatto, secondo me, il massimo, molto di più del massimo. Sono stati incredibili anche dopo quando mi hanno trasferito in ambasciata, mi hanno fatto sentire vivo, perché quando si è soli è una brutta bestia, la solitudine, la depressione, la mancanza di aria, di fiato, e devo essere sincero, dal punto di vista umano sono stati meravigliosi. Mi hanno fatto sentire vivo e mi hanno fatto sentire ancora pronto per un rientro. Dal punto di vista pratico, l'ambasciata, che
muoveva in stretto collegamento con il Ministero degli Esteri, quindi con la direzione degli italiani all'estero, mi hanno supportato mettendo a disposizione due figure professionali dell'associazione EMDR, che è una psicologa e una psichiatra, con cui ho istituito un rapporto quotidiano, per cui ero monitorato quotidianamente, a parte quando ci sono stati i blackout informatici, per cui per 10-15 giorni non abbiamo avuto possibilità di sentirci. E dopo mi hanno protetto ospitandomi in ambasciata, e quindi mi hanno in qualche maniera assicurato. Dal punto di vista diplomatico, io non lo so, perché rimani all'oscuro di quello che effettivamente fanno, di quello che succede. Devo essere sincero che, a mio giudizio, hanno fatto quello che hanno potuto fare, perché in un paese dove non c'è alcun tipo di autorità, un paese che poi è stato vittima di un colpo di Stato, quindi magari si erano anche intrapresi alcuni canali diplomatici, sono saltati, perché adesso, dopo, dal 25 aprile, ancora non sono riusciti a nominare alcun governo, per cui il paese è retto ancora da una giunta militare, per cui con nessun tipo di dialogo con l'esterno. E quindi, dal punto di vista diplomatico, io credo che loro abbiano fatto quello che potevano fare. Se mi dite cosa avresti voluto, allora è un altro discorso, ma purtroppo non si può avere quello che è. Non... E dal punto di vista del supporto legale, perché immagino che la vicenda si sia svolta e dipanata molto sul piano legale, no? Immagino. Sì, all'inizio... Cioè, l'avvocato te l'hanno messo a disposizione, l'hai scelto tu. Come è andata? Questo è stato una brutta parentesi, perché l'avvocato che mi hanno suggerito l'ho cambiato, perché non mi trovavo, non era secondo me in grado. Dopo ho scelto un avvocato tramite amici che avevano colleghi, eccetera, eccetera, e lo inviterò, anzi sarà anche... bello portarlo qua a farvelo conoscere, perché è stata una persona che è andato contro i potenti, è andato contro, nonostante le minacce ricevute, è stata una persona che ha rischiato di suo, perché è stato minacciato, mi ha condotto alla libertà. Questo è anche una speranza, perché anche di fronte a determinate situazioni la legalità e la forza delle persone dotate di moralità, bisogna contarci, bisogna sperare che si ritorni a questa forma di scambio anche nelle situazioni più complicate, come poteva essere la mia. Dal punto di vista legale, l'ambasciata, dopo, una volta che hanno favorito la trattativa, loro hanno cercato sempre di farci sedere a un tavolo. L'ambasciatore si è speso anche lui in prima persona, solo che la diffidenza insita nella controparte non ha permesso che nella trattativa l'intervento dell'ambasciata avesse un beneficio reale. Però di questo non si può accusare nessuno, perché noi pensiamo ad una controparte
quando si ha una controparte, no? Nei piccoli o grandi affari che noi siamo costretti a volte a dover affrontare, una controparte magari anche intransigente, magari dopo numerosi tentativi, magari un accordo si riesce anche a trovare, questa controparte, nonostante l'intervento dell'ambasciata, nonostante avesse come unico scopo quello di rinviare il giudizio, non voleva sentire di accomodarsi su alcuna posizione transitoria. E dopo, da un giorno all'altro, la situazione si è bloccata. Ma l'obiettivo che tu hai percepito da parte loro era quello di avere il pagamento di una determinata somma di denaro, o loro proprio miravano a tenerti là perché doveva essere un qualche tipo di esempio nei confronti di altri imprenditori che volessero inserirsi nel mercato di quel paese? No, guarda, non lo so. Non lo so perché la logica di queste persone Grazie. è inseguibile, è sfuggente. Non si può capire, anche perché alla fine l'accordo che abbiamo firmato è banale, è di una banalità incredibile dopo che ci siamo spesi a congetture incredibili su come puoi poter anche accontentare questa parte in qualche modo, invece poi alla fine si sono accontentati di misero, tra virgolette, pagamento. Quindi a supporto della mia impressione, che prende sempre più corpo, che è stata una cosa precostituita esclusivamente per estorcermi del denaro. E tu avevi comunque delle persone di riferimento, a parte l'istituzione di ambasciata, eccetera, avevi un punto d'appoggio a Khartoum o in Sudan in generale con delle persone locali che lavoravano per la tua azienda e alle quali potevi fare in qualche modo riferimento? Sì, di amici sudanesi ne ho, Lo penso anch'io. lo penso anche lei. E amici sudanesi ne ho e mi hanno dato una mano, perché poi in Africa c'è una solidarietà incredibile, perché è un valore umano, sociale, per cui mi hanno veramente supportato dal punto di vista umano, solo che purtroppo impotenti di fronte a questa marcata forza economica, politica della controparte. Purtroppo anche questa intolleranza, intransigenza della controparte, per cui io veramente anche muovendo persone più importanti del paese, però mi ha dato proprio l'impressione di intransigenza, di perseguire il proprio obiettivo nonostante numerosi soggetti locali, miei amici, abbiano cercato di in qualche modo attenuare i toni. E portando il nostro discorrere su un aspetto più tecnico, queste apparecchiature che la tua azienda aveva venduto lì in Sudan, dopo sono state utilizzate, te le hanno restituite. Come si è svolta No, adesso dopo la cosa? i trasformatori per fortuna non sono un bene che perde valore nel tempo o in qualche maniera il tempo di vita stimato di un trasformatore sono 20 anni, 25 anni.
per cui non si deteriora il suo valore, anzi, diciamo che da rispetto al 2020, voi sapete come sono adesso le materie prime, per cui hanno raddoppiato il loro valore, perché Serrame costava 5 euro al chilo nel 2019, che l'ho pagato nel minimo, adesso siamo sopra i 10, siamo 9,80 euro, 10 euro, per cui solo mandarlo a rottame, che solitamente il rottame è pari al 40% del valore del nuovo, in grosso modo uno ritorna dell'investimento che ha fatto solo mandando a rottame. L'olio lo stesso, sono materiali, l'elettrotecnica, la legge di Lenz, cioè il trasformatore, una macchina, trasparenza e la potenza, si dicevano, non ha parte in movimento ed è fatto principalmente di materiale magnetico, a grani orientati, rame, alluminio, bobine, e si basa tutto sulla legge di Lenz, che è flusso magnetico, spire indotte, molto, molto semplice. È una macchina che si fa tradizionalmente in un modo, si possono sì ricercare le modalità per ridurre quelli che sono i costi produttivi, però grosso modo, insomma, rimane ancora un prodotto artigianale fatto dall'uomo, collegamenti fatti a mano, e rimane forte la componente artigianale, per cui adesso nello specifico i trasformatori sono a Khartoum. Io ne ho acquistati la metà e in settimana devo portarli su un deposito lì e dopo vedo cosa fare. Posso rivenderli dovunque? Ecco, perché la tua azienda è rivolta praticamente sui mercati mondiali, insomma, non è solo quello. No, solo che ci sono, diciamo che ogni paese ha la sua tensione di riferimento in media e in bassa. In Italia noi abbiamo una valanga di tensioni, anche se l'Enel vuole unificare, ma grosso modo abbiamo il 20.000 sulla media e il 15.000, dipende un po'. Poi ci sono città come Milano che hanno il 23, Torino il 22, ma si cerca di andare verso l'unificazione a 20.000. E sulla bassa tensione siamo passati da 2000, che eravamo a 400, poi per tutta una serie di motivi, se adesso siamo arrivati a 420 in bassa. Stella in alto e triangolo in alta, in media, e a stella con neutro in bassa. In Africa le tensioni sono un po' diverse perché c'è un altro sistema, si va sull'11.000 di media o il 33 e in bassa tensione sul 433, quindi non è che posso prendere i trasformatori e rivenderli qua, devo trovare uno stato che abbia la compatibilità delle tensioni, ma ad esempio uno dei miei più grossi clienti è il Ghana, con cui ho rapporti commerciali da una ventina d'anni, che ha le stesse tensioni, quindi è lo stesso prodotto. Posso benissimo venderli là. E i produttori tuoi concorrenti, diciamo, sono in ambito nazionale, italiano, europeo, africano? Beh, ci sono comunque in Italia, siamo capaci a fare i trasformatori, ci sono varie aziende, soprattutto nel Vicentino, perché una volta lì c'era, adesso non mi ricordo il nome di quella grossa fabbrica che faceva un po' di tutto, poi non mi ricordo. E un'altra zona industrializzata,
specifica nel comparto dei trasformatori, la zona di Napoli, dove ci sono sorte diverse realtà di fabbriche per trasformatori e componenti. Le mie più grossi concorrenti a livello mondiale sono i turchi, che penso che nel campo delle costruzioni conoscete perché fanno dei buoni prodotti, sono molto agguerriti, hanno delle facilitazioni in termini bancarie e che sono indiscutibilmente migliorative dal punto di vista concorrenziale rispetto al nostro sistema bancario. Per esempio, io faccio l'esempio del Sudan. In Sudan, per aprire una lettera di credito, devo fare quattro passaggi. Una lettera di cos'era, 1,5 milioni mi è costata 75.000 euro di spese bancarie solo per riuscire a confermare i crediti. In Turchia fanno un diretto, quindi 75.000 euro li evitano, se li portano a casa per comprarsi una macchina, un macchinario, qualcosa di simile. Quindi i turchi sono grossi i miei concorrenti, perché poi i cinesi hanno una domanda interna che assorbe la grossa parte, poi anche perché dovendo essere il trasformatore un prodotto di affidabilità, diciamo che i cinesi hanno questa nomea ancora forte di macchinari a breve termine, quindi non, hanno iniziato a essere miei concorrenti nel mercato, soprattutto in Etiopia o in quegli stati. Ma ho visto che pian pianino le compagnie elettriche li hanno bannati, li hanno in qualche modo sono ritornati, perché cambiare un trasformatore costa di più che cambiare un trasformatore dopo 2 anni costa di più che comprarne uno con un po' più di costo sostenuto inizialmente. E tu sei rimasto assente praticamente 1 anno. Quindi, se noi pensiamo a come eravamo l'anno scorso, più o meno in questo periodo, eravamo in lockdown, chiusi in casa, con un sistema produttivo, insomma, non fermo, certamente non fermo, però diciamo rallentato. E sei tornato in cui diciamo che la crisi pandemica, non dico che è superata, ma era in fase di superamento, ma adesso ci troviamo con una guerra a 2 passi da casa. La tua azienda come l'hai trovata? Cioè, come pensi di riuscire a stare sul mercato con i prodotti che voi fate? Beh, i prodotti abbiamo per fortuna molti ordini, perché io quando ho avuto una collezione stabile in ambasciata mi sono dedicato giorno e notte a fare quello che riuscivo a fare, per cui ai clienti gli cantavo la ninna nanna, anche perché tra virgolette impegnavo il mio tempo impegnavo un grosso del mio tempo, mi serviva anche come concentrazione, come a vendere trasformatori. Quindi per fortuna ne abbiamo, ci sono dei grossi problemi di approvvigionamento delle materie prime, perché se l'energia costa quello che costa, le fonderie chiudono, è tutta una catena che blocca la produzione, il rame comincia a mancare, cominciano a darti consegne, prima erano a 20 giorni, adesso sono a 3-4 mesi, forse, è tutta un'incertezza che è inconcepibile. Io stando lontano 1 anno sono ritornato veramente in una narrazione di mondo che è stravolta, perché quello che mi fa anche molto specie è che non si riescono più a recuperare
alcune certezze come il lavoro, che per noi veneti è una certezza. Noi non riusciamo ad avere da anni, perché la pandemia ha scoperto i nervi delle persone, non abbiamo la certezza del lavoro. E la guerra, la pandemia, ogni cosa, la crisi economica, la crisi dei mercati, sono sempre delle incertezze che sono, tra virgolette, sintomi di una recessione, ma che ci dà instabilità sul lavoro. Noi abbiamo difficoltà, i giovani, i ragazzi, ma noi anche abbiamo questa grossa incognita sul lavoro. Io non credo che sia questa la grossa problematica. Bisogna fare un ragionamento serio. È importante, al di fuori di tutte le speculazioni che ci possono essere. C'è stato in questo ultimo anno, direi, un po' in tutti i settori, prevalentemente, qui ci sono molti colleghi che lavorano nel campo dell'edilizia e c'è stato uno sconvolgimento per il quale si potrebbero usare le stesse parole che tu hai usato, insomma, quindi un alzamento straordinario dei costi dell'energia, difficoltà di reperimento dei prodotti e una situazione a livello nazionale, diciamo, di uscita dalla pandemia, quindi che si pensava potesse dar luogo a una forte ripresa che fino a qualche tempo fa anche c'era e che adesso si va un po' spegnendo per il problema della guerra, evidentemente. Quindi viviamo in una fase molto difficile. Non so se qualche collega vuole portare qualche esperienza sua propria nel settore appunto dell'edilizia. Insomma, io prima ho seguito questa è la sala corsi dell'ordine, no? Facciamo dei corsi anche se ormai li facciamo in streaming perché appunto prima c'era la pandemia e adesso abbiamo scoperto che è abbastanza comodo perché i colleghi stanno in studio e riescono a seguire ugualmente. E però appunto seguivo prima dall'ufficio di là il corso che faceva il collega Gianluca Pasqualon sul tema del superbonus, sono il 110%, che ha diciamo, fortemente spinto il mercato dell'edilizia nel corso dell'ultimo anno, ma con tutta una serie di aspetti negativi che si sono poi sommati a quelli della guerra, che credo nessuno avrebbe potuto prevedere. Non so, Gianluca, se volevi dire due parole così su queste difficoltà che anche nel settore edilizio, difficoltà di approvvigionamento materiali, innalzamento dei costi, difficoltà anche di tenere fede ai contratti sottoscritti, insomma, per le forniture e quant'altro. È stata per far sentire i colleghi dovresti venire qua, però Gianluca, scusa, perché se sennò abbiamo dei colleghi. Ecco. Allora, guarda, così anche puoi dare moto. Lascio pure il servo. Mettiti là, allora, va così. Sì, c'è stata un'impennata incredibile inizialmente del lavoro, della domanda di questo 110, tutte le imprese, gran parte delle imprese sono buttate sul 110, questo ha comportato un'anomala domanda di materiale, la cui fornitura è stata complicata da tutte le vicissitudini che ha ricordato voi. C'è stata ovviamente un'impennata dei prezzi soltanto parzialmente giustificata da questo motivo. In realtà sono speculazioni in atto che, come tu dicevi prima, fanno paura.
E quindi adesso il problema è di due punti. Gran parte dei tecnici che fanno questo tipo di lavoro fanno solo esclusivamente quello. Mi domando quando finirà il 110 se si ricorderanno cosa fare oltre a questo. Ci sono tutta una serie di problemi legati ai controlli che verranno fatti successivamente dall'Agenzia delle Entrate. E abbiamo già avuto sentore col decreto antifrodi, dove siamo tutti diventati delinquenti che meritano dai 2 a 5 anni di carcere. Scusa se ricordo un momento tragico, dai 50 ai 100.000 euro di multa, soltanto magari per aver, non dico sbagliato, ma fatto in buona fede, semplicemente firmato un'asseverazione che ha un successivo controllo, che inevitabilmente non sarà un professionista che lo farà, ma sarà un tecnico, un'agenzia delle entrate, non cercherà altro che riportare a casa quello che lo Stato ritiene sia stato mal tolto col sisma bonus. Quindi sono problemi effettivamente molto meno gravi dei suoi, perché su quello che ho capito voi avete un'attività molto specifica, quindi i materiali che utilizzate sono dei tre tipi alla fine. L'ambito dell'Izza, fortuna, c'è qualche materiale in più, però il problema effettivamente si sente. In questo momento la vedo difficile venire fuori, soprattutto per il fatto che non si sa le scadenze se vengono rispettate, sulle leggi che cambiano, non tanto le leggi, ma l'interpretazione delle agenzie, le entrate che cambiano di giorno in giorno. La difficoltà a starci dietro, io ho fatto per scelta questa scelta di non fare assolutamente la super bonus, non me ne pento, ci avremmo rimesso qualche lira, ma insomma un po' di anni li avremmo recuperati di vita. Quello che mi sconvolgeva della tua esperienza, se posso darti a tu, penso che abbiamo la stessa primavera più o meno, nel senso, anzi, la produzione più giovane. Sì. Quanti anni? 75. 62, figurati. Molto più giovane. No, ho capito tutto, ho capito, ovviamente non sono cose che ci riguardano, ma questo praticamente questo ricatto il quale si è stato subito perché volevano estorcere denaro, è un denaro enorme per la vita di un uomo, senza far cifre, voglio dire, siamo di fronte a dei sudanesi che tentano di portarti via completamente la tua attività, o la cosa era risolvibile? Parliamo di importi sostanziosi. Ecco. Parliamo di importi sostanziosi, io non sono... Non erano legati solo a quei trasformatori che erano... No, sono importi sostanziosi, dopodiché per carità siamo andati a transare perché effettivamente hanno capito che non ero Agnelli, probabilmente pensavano che fosse Agnelli, ma cioè, magari però non è così, ecco, cioè, per cui probabilmente hanno capito che più di quello non riuscivano a tirar fuori. Vabbè. Non so cosa dire in questi casi, complimenti di essere stata cavata. Devo ringraziare molto. Bocca al lupo. Crepi, crepi. Va bene, io direi che se non ci sono, se ci sono altre osservazioni, altre considerazioni. Ma la vicenda adesso si è chiusa definitivamente? No, la vicenda giudiziaria è chiusa. Adesso si tratta di ritornare nel capitale, perché comunque i trasformatori non spariscono, sono lì, non si deteriorano e per fortuna abbiamo lavoro, per cui l'azienda continua, e da questo punto di vista devo ringraziare i 26 dipendenti che hanno tenuto duro durante questo anno difficile, perché sappiamo che le aziende a conduzione familiare vanno avanti proprio perché c'è un rapporto diretto con il titolare, che però quest'anno non c'è stato, per cui è una cosa che gli ho detto in azienda che li ringrazierò, ma deve essere anche motivo di orgoglio, perché hanno dimostrato l'attaccamento
a un valore importante che è il lavoro. Quindi credo che sia stata un'esperienza molto drammatica anche per loro, perché insomma è drammatica da un giorno all'altro non vedere più il proprio titolare, però deve essere motivo di orgoglio e un rafforzo positivo per il futuro, perché anche nelle cose catastrofiche bisogna sempre trovare qualcosa di positivo, e un'azienda che va avanti come la mia senza il titolare, che fino all'anno scorso diceva: se non posso andare via 2 giorni perché sennò qua non funziona niente. Vabbè, invece si è visto che anche 3 giorni insomma. Un anno di assenza. Comunque non parlo sempre così, perché sono stato un anno che sono stato lontano, allora c'ho la parlantina. Devi recuperare il tempo perduto. No. No, me l'hanno già proposto di scriverlo, però io anche scrivevo, non lo so, adesso no, adesso devo concentrarmi molto sul lavoro. E poi sarebbe anche troppo lungo, sembrerebbe falso, perché io vi dico che solo gli ultimi, io sono andato 3 volte in aeroporto, gli ultimi giorni per prendere l'aereo, ma una volta c'è stata la tempesta di neve, una volta c'è stata il blackout informatico, poi c'è stata la tempesta di sabbia, ogni volta andavo e poi tornavo a casa con le valigie. Insomma, sembrava anche abbastanza tragicomica la situazione, per cui alla fine si è risolta. E questo è l'importante. Volevo solo chiederti, hai detto che insomma, il Ministero degli Esteri è stato molto presente, molto vicino, insomma, per quello che poteva fare. Sì. Perché noi, Mariano non l'ha ricordato, quando avevamo avuto la notizia avevamo anche interessato il nostro Consiglio Nazionale perché intervenisse presso il Ministero degli Esteri. Non so che cosa abbiano fatto, però l'impressione era che fosse caduto nel nulla, che il Ministero invece, insomma, il Ministero ti ha, per quello che è, ti ha seguito, insomma. Il Ministero non dice quello che fa. Sì, infatti non avevamo avuto riscontro. Non dice quello che fa. Io sono di per certo, anche perché dopo abbiamo avuto anche modo di confrontarci con il direttore della Farnesina, che era incaricato a seguire il mio caso, e io sono sicuro che quotidianamente si faceva un punto della situazione. Naturalmente, se dai un mitra a una persona, qualcosa fa; se invece gli dici arrangiati, ecco, questa persona cerca di impegnarsi, e io devo essere grato al direttore della Farnesina, perché effettivamente si è preso a cuore la mia situazione personale, e anche dal punto di vista suo professionale ci ha messo il massimo, per cui non posso ribadire che questo. La Farnesina comunque non ha mai fatto trapelare le sue intenzioni, i suoi contatti, i suoi collegamenti, no? Lo fa con molta discrezione, per cui non ho saputo. Ho saputo che dà l'ordine, che anche varie associazioni, varie Confindustria si sono mossi. Questo mi ha dato molta forza per resistere. Scusa, ma quelle non conformità che le hanno contestate, perché hanno fatto una prova passata, o erano solo dichiarazioni? Hanno fatto questa prova, hanno fatto una prova, mi hanno fatto assistere a una prova che io ho contestato, naturalmente. Che io era truccata, diciamo, la prova? O era... Allora, cioè, non so se lei ha a che fare con strumenti o con... Insomma, quando la prima cosa che uno guarda lo strumento, dov'è il sigillo? No, sai che sono i sigilli, no? Calibrature, non c'era niente, insomma, c'è... E io ho contestato questa cosa, perché se uno vuole fa vedere, cioè fa le misurazioni che vuole a casa sua, no? Uno è capace di
di modificare, appunto per questo ci sono gli enti di certificazione, c'è tutto il sistema di taratura, di controllo, che la normativa internazionale, che la ISI prescrive e prevede. E per questo anche la normativa internazionale prevede che le prove debbano essere fatte esclusivamente o presso il fornitore o presso un ente terzo. Non c'è la formula chiara della normativa, e questi si sono arroccati in questa posizione esclusivamente per... Scusi, io non ho capito, ma tra virgolette, lei chi ha pagato, a chi sono i soldi? Al suo concorrente, allo Stato, militare? Non ho capito, può dirlo altro? No, sì, sono andati al finanziatore del mio cliente, che era legato alla parte militare del paese. Quindi un militare? Un militare, sì. Un generale? Non vestito con la giacca, però magari dopo se la metteva, però quando compariva, purtroppo è così. Purtroppo persone che non conoscevo, ovviamente, e vediamo, insomma, poi vedremo come evolverà la situazione con questi trasformatori, che fine faranno, che cosa... Ma quando si ha la libertà, si ha anche la possibilità di pensare a soluzioni. Quando ti manca la libertà, difficilmente riesci a pensare a risolvere, perché non, la mente un po' ti si offusca, devi lavorarci molto sul resistere giorno dopo giorno. Quindi diventa più complicato proporre soluzioni, o anche perché, continuo a dire, la controparte non accettava alcuna soluzione, cioè se non il pagamento. Quindi alla fine quello di quello si trattava, e di quello alla fine si sono accontentati. Pagamento che si è configurato come una sorta di penale per queste non conformità ipotetiche, insomma, sostanzialmente. Sostanzialmente sì. Sostanzialmente ho riacquistato una parte di fornitura. Che loro si sono tenuti per la maggior parte, quindi probabilmente così male non era. Ecco. Va bene, se non ci sono altre domande, altre richieste, non so, magari da remoto. Ecco, io devo, sono insomma particolarmente contento che Marco sia tornato qui, che sia venuto nella sede dell'ordine, perché era un po' che non veniva, diciamo, sì. Specialmente questa nuova. Sì, ecco. Sì, sì, sì. E quindi, insomma, questo può essere anche un rapporto per il futuro su aspetti tecnici che riguardano la professione dell'ingegnere, che insomma, lo sappiamo tutti qua dentro, è a 360 gradi, perché c'è molta edilizia, ma c'è anche molta meccanica, c'è molta moltissima informatica, c'è tutta un'evoluzione che c'è molta gestione, perché insomma ingegneria gestionale. Colgo l'invito anche a quelli collegati online, a chi vuole venire a vedere l'azienda, come si fanno i trasformatori, volentieri siete i miei graditi ospiti quando volete. Infatti diciamo che l'ordine, o meglio il collegio, o meglio la fondazione, il centro studi, organizzano proprio delle visite tecniche per andare a visitare aziende che producono, o cantieri che sviluppano delle situazioni, dei prodotti particolarmente interessanti. Insomma. Quindi
ci siamo scambiati gli inviti e quindi sicuramente sì, avremo modo di rivederci. Per cui ringrazio Marco Zennaro, ringrazio Nicola Schiavoni, ringrazio tutti voi che siete stati qui presenti questa sera, ringrazio chi ci ha seguito da remoto più o meno bene, perché all'inizio c'erano un po' di difficoltà, ma insomma con l'informatica presenta sempre questi scherzetti, insomma, però dopo ci siamo riallineati. Grazie e buona serata. Bene, grazie. Grazie. E chiudiamo. Un po' di ciacola.